Buonasera signori, bentornati sempre qui sul canale. Vi ricordo che oltre al mazzo che andremo a visionare oggi ci saranno dei codici sia sulla pagina Instagram, quindi vi invito ad andare a seguirla, sia stasera in live, non solo perché dovremo proclamare l'ennesimo VIP del canale, quindi qualcuno perderà il posto, ancora non mi ricordo chi era quel pezzo di me, ma soprattutto perché ci sarà l'altro codice, perché c'è stato un po' di confusione ieri, perché molti codici fortunatamente che non li ho dati ieri perché non funzionavano, quindi grazie Mattias. E quindi niente, spero che tutte queste piccole cose possano incentivare ancora di più la community nel suo piccolo, ormai navigata prettamente da ritardare. Per il resto andiamo a visionare subito il mazzettino di oggi, che è un mazzo che vede al suo interno la carta principale delle spot di oggi. Ovviamente stiamo parlando del mazzo più discusso, ovvero quello del vivente, che vi posso dire qualche mese fa, ma pure due settimane fa, questo mazzo non aveva account. Ok, mo sì. Cioè, io non so se avete visionato in questi giorni il mazzo ongoing con US Agent, che non ho, con la Jean Grey, che non ho, che è l'unico mazzo che può prettamente counterare al meglio il vivente, anche perché US Agent veramente sembra il counter per eccellenza del vivente. Parte tutto che questo video non solo è per farvi vedere questo mazzo, ma è in qualche modo per incentivarvi. Allora voi aveste preso questa bellissima carta del vivente, che tra l'altro è molto bella la Valiant, per non farvi giocare il e la Tribunal. Quindi vi prego, se voi almeno abbiate la decenza di giocare un mazzo, io non dico perché, anche perché il mazzo del vivente, questo qui che stiamo andando a giocare, è anche questo frustrante per l'avversario. Prettamente frustrante, sì. Che molte volte se non si trovano delle carte giuste, come per esempio un Enchantress, ecco, Cittadella di Oslaut, io devo snappare. Io devo snappare come se non ci fosse un domani, aggiungerei, perché, cioè, capito? No? Io butterei Ravonna qui, tra l'altro. Capito? Allora, può essere che, visto da chi non è molto avvezzo a giocare un mazzo del genere, possa essere molto frustrante, possa essere anche molto da rincoglionito di giocare un mazzo del genere, perché prettamente si può giocare i soliti mazzi con quattro carte, capito? Basta mettere la combo Iron Man, Slot e il Tribunale, ma siccome ci sono molti counter attualmente del mazzo, Chantress sta girando che è una meraviglia, la Rogue pure può prendere delle carte molto esponenziali di questo mazzo, per questo io gli butto Cosmo sempre nel mazzo. Ok, parte tutto che il Loki counter il mazzo, che è una meraviglia pure, se vogliamo, quindi molto bene e giusto portare Super Skrull dietro, capito? Daredevil, questo è un junk, anche il junk comunque è un avversario ostico per il mazzo, perfetto, l'abbazia, capito? Quindi lui in qualche modo andrà a prendersi le due carte. Noi non possiamo fare assolutamente nulla. Perfetto. Piccolo scriptato, ragazzo. Non fa niente, non fa niente. Questo è, infatti questo è un junk. Vabbè, junk con Daredevil e The Hood, quindi Profix. Ok. Allora, molta attenzione quando vi trovate contro il Profix, perché il Super Skrull, se non lo giocate come è giusto, ok, rischiate che il ragazzo, maggior ragione se ha trovato tipo una Ravonna, vi clughi e clugga anche la location in cui andate a giocare Super Skrull. Quindi mi raccomando, costanza e perseveranza. Jubilee mi sembra un'ottima play, tra l'altro. Vorrei andare a giocarlo qui. Giochiamolo qui, sì. Giochiamolo qui. In qualche modo andiamo a chiuderci subito. Io non voglio che mi sputi delle carte. Ah, ho capito che mazzo è. Va bene. E se puoi giocare, o si può giocare l'Iron Lad, forza, ma Iron Lad mi sembra che fa un po' vomitare. Può prendere Ravonna, può prendere Iron Man, può prendere il Tribunale, e mi sa che l'unica play disponibile è quella di Iron Lad, perché se faccio serio in qualche modo può andare a cluggare qualche campo. Ma io penso che arrivi un Provix devastante qui. Dico, suppongo. No? Nihilus? Ah. Ok, bello Iron Man, molto bello Iron Man,
E la combo ce l'abbiamo? Noi non ce l'abbiamo. Abbiamo il 50 e 50% di possibilità di prendere il tribunale. Noi intanto slot lo facciamo. Poi se vediamo che la situazione è molto ostica, prendiamo e ce l'andiamo. Qual è il punto? Non c'è nessunissima. Non c'è nessunissimo problema. Ah. Ah. Molto bene. Molto bene. Che cosa mi dovrei aspettare io? Dovrei aspettare un... Ehi. Dovrei aspettare un... un cannonball lì? Per dire? Teoricamente sì. E come vinco se mi fa cannonball? Non vinco. Non vinco se mi fa cannonball. E l'unica play sua è quella. A disposizione. Io potrei tentare di fare il tribunale ugualmente. Verrebbe da dire. Oppure che ci abbiamo da fare? Ci abbiamo da fare Blue Marvel. Abbiamo da fare Blue Marvel, sì, questo sì. No, 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 non mi sento confident. Non mi sento confident per niente. Se faceva Cannonball era vinto al 100% dalla parte sua. Dipende, dipende da tanti fattori. Però non riuscivo a contestargli due location, perché al centro andavo a perdere e poi in una location fra destra e sinistra, a seconda dove mi spostava Oslout, avrei perso. Esatto. Mi abbevero come ogni giorno. Comunque, le spot di questa settimana si fanno sempre più vicine. Io vi consiglio, per tutto che arriverà un video al riguardo, di ovviamente tenervi le chiavette. Io sono riuscito a accumularmi già due, quindi sto già puntando a Sasquatch e Tena, ragazzi, che se ancora non avete visto gli effetti, arriveranno dei video al riguardo. Ma vi posso garantire che sono maggiori rispetto alle prossime spot. Anche perché chi c'è oltre la Mora, che è la carta nuova? Il Cavaliere? E... ah, è Scar, capito? Cose molto... Tanto Ravonna io gliela butterei su Montagna Drenda. Chi ti prende? Qui c'è lo snap. Orco Can. Come c'è lo snap? Filibustiere, che fai? Che cosa fai, ragazzo? Quindi chi ti prende cosa può essere? Un bounce. Perfetto, presto detto. Pensavo fosse il mazzo con Red Hulk. Vabbè, non ci va niente. Allora, tenendo in considerazione che c'è il Nexus, quindi io dovrei snappare. Io dovrei snappare, fratello. Io dovrei snappare. Io metto pure la Magic, capito? Metto pure la Magic. E... turno 4. Allora, il turno 4 è un turno in cui, se ci abbiamo Ravonna, possiamo giocare Iron Man. Ma sarebbe cosa buona e giusta fare o Jubilee o là, per far ciclare il mazzo il più a lungo possibile, no? Perché se non ci chiama il mazzo, ci ritroviamo a non riuscire a fare combo, capito? A parte a questo che si era già aggiustato di in qualche modo cluggarmi. Farabutto. E Iron Lad che cosa può prendere? Spero che prenda Cosmo a sto punto, così lì siamo belli che coperti. La vedo. Bishop. Kitty Pryde. Ti prego, metti Cosmo. Così. Super Skrull. Non ci interessa. Perfetto. E qua qui è tosto. Qui è tosto. Qui è tosto perché io devo far serve. Anzitutto. Devo fare sera. E non ho pescato la Jubilee. Il tribunale è come se noi non ce l'avessimo, capito? Perché non ci serve a nulla, visto che è considerato che c'è il Nexus, capito? Allora, non credo lui abbia Nocturne per switcharmi location. Anche se dovrebbe andare a scegliere tra Limbo e il Nexus, capito? Però... non ci abbiamo Iron Man attualmente. Non ci abbiamo Iron Man, però ci abbiamo Slout. Quindi io direi di fare Sera adesso. Fare o Slout, così ci andiamo a raddoppiare lo sconto che ci può proporre Sera. Ok. Che tra l'altro la variante di Sera che stiamo usando è una delle varianti che adoro di più. È bellissima sta variante. Cioè, guarda che bella. Guarda quanto è colorata. Guarda quanto ti porta gioia. Capito? Mi porta via lo sconforto di dover giocare a questo gioco attualmente. Però io sono molto fiducioso, cazzo, perché si intravede un barlume di speranza in tutto ciò. Lui ci avrà la scimmia. E sono molto contento del ragazzo che gioca la scimmia, che tra l'altro, guarda che bella questa variante, con la collab di X-Men 97, guarda che bella. Ok, ci abbiamo Iron Man. Perfetto, no? Perfetto. Voglio essere perfetto. E Oslout Mistica.
oserei dire. Slot mistica. Ce l'avrà Enchantress. Anche se io non ho Cosmo, quindi devo far finta che lui non abbia Tech Card. Capito. Angela. Occhio di falco. Kitty Pryde. Allora, se riusciamo a chiudere il cerchio comunque. Allora, io non credo abbia Touch Card comunque il bounce. Cioè, il bounce comunque ti costringe a non buttare più di tanto le Touch Card. Cioè, nel senso, io. Raga, qua facciamo un delirio. Qua facciamo un delirio veramente. Metti Blue Marvel, metti lui, metti pure il tribunale, fai robe, capito? Si può pensare anche di buttarlo qui così togliamo il meno 4. Cioè, Touch Card è finita, raga. Eccola che arriva. Madonna. Guarda quanti punti. Ti prego, non me lo di. Ti prego, non me lo dire. Hitmonkey. Ecco, questo è il potenziale del mazzo, ragazzi. E può fare ancora più punti. Io vi ricordo che sul gruppo Telegram che ci abbiamo, che vi ricordo di entrare, ho visto delle robe che non erano tipo 900, se tu non potevi contare quel numero. Cioè, uscivo proprio dalla borda, capito? È un qualcosa di allucinante. 8 cubi, grazie. Il doppio slot. Doppio slot con Iron Man. Con il Nexus che, boh, è il game perfetto per il vivente. Bello, 8 cubi, grazie. Grazie mille, grazie mille. E voi? Che mazzo stai utilizzando con il vivente o senza vivente? Cosa stai utilizzando in questi giorni? Ho visto parecchia roba di mazzi belli comunque. Cioè, ho visto il Ramp con il Dark Oak, con Red Hulk. Ho visto la combo con Blink e Leech, molto forte. Anche perché... Nebula? Dai, non mi dica che sei l'ennesimo Junk, fratello. C'è il Junk comunque che è il mazzo molto usato. Posso dire che la lo sto incontrando molto poco? Eh? Molto poco. Si può dire che in qualche modo è bilanciata questa roba? Me ne pentirò della roba che sto per dire. Nocturne. Siamo coperti con il turno 7. Non ci può skippare Nocturne. Nocturne non ci può skippare il turno 7. Cioè, l'unica roba in grado di counterare Nocturne è la location che noi non vogliamo andare a. Far skippare da lei e andare a giocare, andare a preghittare in qualche modo con la Magic il turno 3, dove lui possa andare a buttare sta maledetta ladra. Ecco, Jubilee. Appunto, Jubilee lo farei anche qui. Guarda, lo farei sul mondo di Mojo. Polaris. Oddio, guarda, sembrano le propositive per un 5, anche perché non credo che ce l'abbia visto che c'è Nebula. Sera. Sera che sconta tutto, ok? Poi possiamo fare Onslaught, poi possiamo fare robe, ok? Possiamo fare veramente tante robe. Però Sera devo fare. In questa vita e nell'altra Sera va fatta. Maledetto. Maledetto. Io vorrei tentare di fare una roba. Io vorrei tentare di fare una roba. Iron Lad, ok, che non so che cosa mi possa prendere, ma spero Super Skrull, ok. No, Iron Lad non prende Super Skrull, nel senso, o prende Mistico o prende Cosmo. Se prende Cosmo, godo, se prende Mistica, vabbè, sconta ancora di più Sera. Ma noi andremo a chiudere il mondo di Mojo, ok, esatto. E poi andremo a chiudere con l'effetto del Profix di Super Skrull, capito? Titania, Gamora. Capito. E io non so come fa a vincere sto game, ragazzo. Onesto.
A meno che lui non abbia Jeff. E in qualche modo può vincere il game con Jeff, sì. E infatti sì. Capito? Capito il Super Skrull? Super Skrull è una carta adorabile per sto mazzo. È una carta veramente adorabile per sto mazzo. Grazie, grazie, grazie. Le littiamo e poi concludiamo il video? Littiamo sti 3K per l'ennesima volta? Visto che ormai il mio Infinite è una montagna russa di fallimenti e glorificazioni. Ok? Quindi... Spero di non trovare il ragazzo... King Skrull. Il ragazzo, l'ultima volta che l'ho incontrato, aveva un vivente. Vediamo se... Esatto. 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 Dai, fammi vedere l'ennesimo vivente. Vediamo chi la spugna. Non è un vivente perché c'è Jeff. Bella la variante Ink. Bella la variante Ink. Nebula. Viventi. Devo fare Ravon, altro che Jeff. Ravon e poi posso subito buttarmi con la Jubilee. Che mo' ho visto che c'è una bimba. Ma è lei, tipo? È lei da piccola? Tipo qualche flashback di X-Men 93. Mi ricordo che si erano incontrate tutte e due. Oh, ehi, wow. Jubilee. Qui. Così ci annulliamo l'effetto del castello di Zemo. Gli spitiamo in bocca una Jubilee che alla fin fine non potrà fare chissà che cosa, no? Ah. Ah. Ok. Bello Super Skrull. Bello Super Skrull. Ci prendiamo un altro effetto di quel robo lì. Di Ravonna e di Quinjet. Cosicché possiamo giocare però uno. Il nostro Jeff, no? Io direi di andare a buttare le nostre robe qui. Le nostre robe direi di andare a buttarle qui. Non abbiamo Magic. Comunque non abbiamo Magic. Che cazzo è che mi manda notifiche? Silenzio sto telefono. Nocturne. Ok. E io non posso fare... capito? Hai capito la situazione com'è? Blue Marvel. O Sera? Sera è un disastro. Sera non mi serve assolutamente a nulla attualmente. Io posso fare Blue Marvel qui. Ok, lo posso fare, Blue Marvel. Perfetto. Rete Fognaria, molto bene. Qual è il punto della situazione qui? Il punto della situazione è un disastro totale. E... è vero che abbiamo Slout che ci può servire, ma la vedo molto, molto tosta. Qui non vinciamo mai, a meno che io non faccio Jeff qui, ma perderei qui. L'unica cosa è sperare in Iron Lad, ok? Sperare in Iron Lad, magari, e dico magari, farlo qui... e cercare di fare cose con la mistica. Questa è l'unica play che mi verrebbe da fare. Oh cazzo. Oh cazzo. Oh cazzo. Non è che non basterà neanche un cazzo, non basterà niente perché mi ha fatto pescare roba con Maximus. Bella play. Bella play questa. Cioè capito, mi ha fatto pescare con Maximus. Così che io non potessi... Vabbè, non penso che si aspettava da Rollad, però bello, bello. Morale della favola, comunque, il mazzo del vivente, che sembrava veramente il mazzo senza counter, è secondo me una cosa molto sbagliata, perché in tutti i mazzi che si sta parlando di Marvel Snap, che si sta parlando di qualsiasi altra roba, ci deve essere il suo counter, per forza, perché altrimenti basta farsi un mazzo del genere e tirare dritto, no? Quindi... molto bene che attualmente ci sono dei mazzi che possono counterare questo mazzo, appunto. Quindi non vi preoccupate, se qualora volete giocare il vivente e non siete riusciti a hittarlo. Mese prossimo, 4, 8 giù, 4 giù, mi ricordo quando c'era un Sirius Drop. Lui passerà come... penso che è la carta principale, che lui passi a serie 4, a serie 5 e... con 3.000 token ve la raffate, quindi non vi preoccupate qualora non abbiate potuto spendere chiavi per questa spot. Quindi ci vediamo stasera, ragazzi. Vi auguro un buon proseguimento di giornata. Bella lì.